Torino, che ha avuto già qualche problema durante gli incontri di gruppo, cioè quelle gare che servono a determinare la griglia di prequalifica che a sua volta determina la griglia di qualifica del campionato italiano. In effetti Beggio sta scegliendo la strada dell'inseguitore, anche perché a questo punto della gara, a metà gara circa, dove incominciano i doppiati, chiaramente sta con la speranza che se c'è un ostacolo, chiaramente lui, essendo in seconda posizione, adesso sta preparato. Adesso ogni modo è ripassato in prima posizione, sicuramente, come dico, la gara sarà corretta fino all'ultimo giro, perché come dico il campionato italiano in quattro prove, primo e secondo sono due posizioni da mantenere, non da buttare via chiaramente. Purtroppo oggi non disponiamo del rilevamento cronometrico dei vari piloti, possiamo soltanto dire che in terza posizione continua a esserci Fabiano Belletti, ma la sensazione che si vede anche attraverso le riprese è che il tandem di testa abbia preso un discreto margine di vantaggio sugli inseguitori. Sì, in effetti devo dire, ogni modo questo l'abbiamo visto da questa mattina nei tempi di qualificazione, negli incontri, praticamente questi due piloti, teniamo conto che siamo a inizio stagione, pertanto molte ditte, molti costruttori hanno materiali nuovi, sono alla ricerca del meglio e forse questi due piloti stanno usufruendo di materiale più di una miglior messa a punto, perché a livello di piloti devo dire che ci sono altri 7-8 ragazzi, come dicevi tu, Belletti, Trulli eccetera, che sicuramente con i mezzi a posto vedremo un gruppo a 6 o addirittura a 8. Mentre abbiamo visto adesso che il tandem di testa si prepara a doppiare altri due concorrenti, con il numero 4 e Barani, mentre con il numero 52 abbiamo visto Orlando Panici. Uno dei due piloti si è leggermente scomposto, ma c'è da segnalare questo: di solito quando ci sono due piloti o più impegnati in una bagarre in testa, chi se ne avvantaggia è il pacchetto dei piloti che inseguono. In questo caso invece non mi sembra che la marcatura reciproca che i due piloti si stanno dandosi l'uno con l'altro vada a vantaggio degli inseguitori. Qual è la lettura tecnica di questo stanno fatto? Facendo una gara molto intelligente, non si ostacolano, si lasciano superare quando vede che il pilota che lo insegue praticamente è entrato, non lo ostacola, e questa è una gara produttiva che aiuta a mantenere le medie, che invece se cominciano a ostacolarsi chiaramente il gruppo inseguitore gli verrebbe addosso. E infatti abbiamo visto che in tutti questi 15 giri lo schema, diciamo, usato a questo punto dai due piloti di testa è lo stesso: nei tre punti dove si può sorpassare su questa pista il secondo prende la testa, senza effettivamente trovarsi di fronte a un avversario che tenda a chiudere le traiettorie. In terza posizione rimane sempre relativamente tranquillo Fabiano Belletti, in quarta posizione c'è l'inglese Smith, in quinta posizione Alessandro Manetti, in sesta posizione Jarno Trulli e in settima posizione Cesare Ballistreri. Questo per quanto riguarda i primi. Vi ricordo che il campionato italiano, che si articola in quattro prove, prevede l'attribuzione di punti per i primi 10 piloti. 20 punti al primo, 15 al secondo, 12 al terzo, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Uno dei quattro risultati, naturalmente il peggiore, è scartato per la classifica finale. E questo nell'intento evidente di favorire i piloti d'attacco piuttosto che i piloti cosiddetti ragionieri. Certo, le gare di carte sono gare ravvicinatissime, pertanto non vogliamo dare sempre lo stimolo ad arrivare primi, perché il campionato italiano in più prove porta sempre questi famosi rischi che il pilota cerca di andare a punti ma non dà spettacolo, con lo scarto chiaramente sono obbligati a cercare di vincere la gara. E intanto il tandem di testa si prepara adesso a compiere altri doppiaggi, se ho visto bene dovrebbero prepararsi a entrare in scia al numero 22 Davide Amaduzzi e a superarlo. Sono sempre loro davanti quando abbiamo superato da poco la metà della corsa, siamo al 17° giro e sempre Beggio davanti, che tiene alle spalle Fisichella in questo momento della corsa. Una curiosità, forse potrà interessare molti dei nostri spettatori: il leader della gara in questo momento, Gianluca Beggio, corre con gli occhiali, è uno dei pochi piloti che corre con gli occhiali. Che controindicazioni ci sono, Presidente, nel correre con gli occhiali? Sicuramente un campo visivo meno ampio, e questo sui kart forse può dare fastidio, perché come vedete, non essendoci specchietti su questi mezzi, uno deve vedere con la coda dell'occhio quello che succede di fianco e quasi alle spalle. Gli occhiali sicuramente creano un problema proprio tecnico per il pilota, e questo è sicuramente un indicatore delle capacità di guida di Beggio.
In effetti però è un ragazzo che si può dire che è nato con gli occhiali, li ha sempre portati, ha un paio di occhiali piuttosto adatti per il casco, sono arrotondati. Io credo che lui non trovi nessuna difficoltà proprio per l'abitudine che ormai ci ha fatto da tantissimi anni. Ed eccolo proprio l'occhialuto Beggio, leader della corsa, tallonato sempre dal numero 31 Fisichella, mentre in terza posizione continua a fare gara a sé Fabiano Belletti davanti all'inglese Guy Smith e al Cesare Balistreri in quinta posizione, sesto Alessandro Manetti, settimo Jarno Trulli che continua leggermente a perdere terreno. Evidentemente quanto mi aveva detto all'inizio della corsa a proposito delle gomme è sicuramente vero. Jarno Trulli è uno dei piloti che, pur essendo molto veloci e anche molto corretto, quando fa una dichiarazione risponde sempre a verità. È difficile che faccia pretattica il giovane pilota abruzzese, che è uno dei piloti sui quali particolarmente punta la federazione italiana, un pilota che è arrivato molte volte secondo in campionati del mondo ma che non è mai riuscito a ottenere questo prestigioso titolo che invece è stato conquistato da altri piloti che vediamo qui in gara, mentre ennesimo superamento da parte di Beggio ai danni di Fisichella. Continuano i due ad alternarsi in testa. Abbiamo infatti la regia si è portata sul pacchetto degli inseguitori, abbiamo visto un attimo Cesare Balistreri che si trova in quinta posizione al 21° giro, abbiamo un altro pilota che ovviamente non è stato inquadrato perché fa premio quanto sta succedendo in testa, che mi sembra una gara tutto sommato ricca di emozioni, sia pure ristretta al duello dei battistrada. Abbiamo anche Gianluca Malandrucco, due volte campione del mondo, campione del mondo nell'88 e campione d'Europa, scusate, nell'89. Presidente, abbiamo visto una bandiera blu con una croce in mezzo, vogliamo spiegare per il nostro pubblico che cosa indica? Sì, in effetti siccome le gare di kart sono piuttosto brevi ma le piste sono corte, è molto facile che ci siano i doppiati per poter evitare, prima di tutto per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni di giochi di squadra, il pilota che sta per essere doppiato viene esposta questa bandiera blu a strisce diagonali arancioni e lui deve rientrare ai box, pertanto viene esce dalla scena. E infatti man mano che il tandem di testa continua a doppiare i piloti si riduce quindi il numero dei partecipanti, abbiamo visto che già 6-7 sono stati rimandati prima del tempo a casa dallo scatenato battistrada di testa, perché va detta anche un'altra cosa, che il kart di solito ci ha abituato a distacchi veramente minimi, in questo caso il distacco minimo è tra i due di testa, avete visto addirittura erano paraurti a paraurti, telaio a telaio i due ragazzi di testa. Ecco, a questo punto qual è secondo te, presidente, il disegno di Fisichella in questo suo appoggiarsi quasi a Beggio che lo precede? Che cosa fa esattamente? Quale tipo di disturbo dà all'avversario in testa alla curva? Lì è molto difficile sapere se è Fisichella che si appoggia o se è Beggio che va più piano, che alza leggermente il piede all'entrata della curva per avere il motore più libero all'uscita e praticamente condiziona Fisichella ad alzare il piede e lo trova sprovvisto all'attimo dell'accelerazione. Avete visto anche un'altra cosa, Fisichella tende a abbassare il busto sul rettilineo per favorire la penetrazione aerodinamica. Su questo schema di guida, su questa tattica di guida, ho sentito i preparatori avere degli atteggiamenti diversi, dare delle valutazioni diverse. C'è chi dice che questo gesto, che in parte è anche istintivo perché verrebbe voglia proprio di spingere il kart con tutti i mezzi possibili e immaginabili, c'è chi sostiene che questo può essere utile, c'è chi invece sostiene che questo scomporsi sul mezzo alla fine è poco redditizio. Qual è il tuo parere a questo punto di pilota, direi, di ex pilota? In realtà è l'istinto che porta a chinarsi, perché è l'istinto che dà l'impressione di andare più forte, ma c'è anche un secondo motivo, che siccome è molto faticoso di braccia lo sterzo del kart in quanto è diretto, questo movimento che il pilota in questo momento sta facendo dà un attimo di respiro anche ai muscoli dei bracci. E intanto per un attimo avete visto che Nazareno Balani ha inquadrato con il numero 19 Danilo Rossi, un'inquadratura particolarmente meritata per il giovane di Arce, visto che è il campione mondiale in carica e Danilo Rossi che è un corridore considerato particolarmente cattivo, naturalmente in senso sportivo, dai suoi avversari, perché è estremamente determinato, è un pilota che lascia poco o nulla agli altri che lo seguono.
è partito in prefinale in ultima posizione perché è stato protagonista, lo avete visto inquadrato proprio in questo momento, di un incidente che praticamente l'ha messo fuori gioco per quanto riguarda la finale vera e propria. Danilo Rossi, con la grinta che lo contraddistingue, è riuscito però a rimontare parecchie posizioni e adesso io lo collocherei in sesta posizione. In testa è sempre con il numero 11 Beggio, seguito con il numero 31 Fisichella, terza posizione per Fabiano Belletti con il numero 24, poi abbiamo Cesare Balistreri, quindi Guy Smith, poi appunto con il numero 19 Danilo Rossi, poi Michele Palmisano e quindi malinconicamente per lui in ottava posizione Jarno Trulli, in un ottavo posto che sicuramente non dà l'esatto valore del ragazzo abruzzese. E intanto ennesimo sorpasso che rivediamo al rallenti fra Fisichella e il numero 11 Gianluca Beggio. Sono stati loro gli animatori della corsa, mancano ormai tre giri al termine, possiamo forse ritornare sui primi che vedete infatti inquadrati che si preparano a doppiare un altro tandem. E sono proprio Beggio e Fisichella che si contenderanno allo sprint questa prima emozionante prova del campionato italiano. Mancano circa due minuti alla conclusione della gara, non appena la gara finirà restituiremo immediatamente la linea a Donatella Scarnati. E vedete sempre con il numero 11 davanti Gianluca Beggio, lo segue Fisichella e adesso c'è il problema dei doppiaggi, chissà se proprio i doppiaggi potranno determinare l'esito finale della corsa, è un spettacolo abbastanza ricorrente nell'automobilismo, si mette in mezzo Jari Bernardi, vediamo se Beggio e Fisichella riusciranno a liberarsi di questo ostacolo. Fisichella ha toccato Bernardi, ha perso sicuramente qualcosa, infatti è uscito nel prato, gara compromessa, peccato. Presidente, a questo punto una parola della federazione è inevitabile, peccato che una gara entusiasmante sia stata determinata da un doppiaggio. Jari Bernardi, uno dei giovani, ha determinato in fondo la vittoria che vedete in questo momento. Beggio ha vinto, Fisichella si deve accontentare del secondo posto. Beh, altronde i doppiati erano lì davanti, è vero che non hanno rispettato completamente quelle che sono le indicazioni del direttore di gara, ma è anche vero che il pilota che stava seguendo doveva rendersi conto, imparare a guidare e anche a superare il doppiato. Forse il fatto di essere secondo, di sfruttare l'occasione per passare primo con i doppiati, abbiamo ha fatto l'errore. Il contatto. In chiusura vi ricordo che naturalmente avendo vinto l'inquadrato numero 11 Beggio è naturalmente il leader del campionato italiano dopo una prova con 20 punti, con 15 punti lo segue Fisichella, 12 punti per il terzo arrivato, vale a dire Fabiano Belletti. Domani sempre qui a Battipaglia.